Anche Arieti apre iperfamily, abbiamo visto abbigliamento, calzature, oggettistica per la casa, detersivi, cancelleria, chi più ne ha più ne metta. Sì. Questa è una realtà per la provincia molto importante perché sono circa 1800 metri quadri, un'attività quindi è portato personale, è portato ovviamente un prodotto di qualità a prezzo col fatto della crisi, quindi è un'azienda in via di sviluppo, il marchio come vede iperfamily veste la famiglia perché tocca il bambino, l'adulto. Quindi è la persona anziana. C'è moltissimo adesso sul mondo della scuola perché sono sensibili su questo, quindi c'è un prodotto di marca a un prezzo competitivo, ovviamente dato che oggi le famiglie hanno il problema, chi per la disoccupazione, chi per la realtà che vive Rieti, quindi le fabbriche si sono chiuse, vorremmo cercare di farle riaprire, infatti questa zona è una zona che una volta lei sa benissimo che era una zona industriale, oggi sta diventando commerciale e questo è bello per la città perché comunque rivive, perché c'è l'ospedale vicino, c'è gente, quindi è un'azienda che presto aprirà, adesso prossimamente anche alle vicinanze di Roma, Guidonia, ci sono altri 6 negozi in apertura, aprirà anche a Terni, quindi c'è uno sviluppo molto consistente, quindi che le devo dire? Lei deve fare un giro, vedere un attimino i prezzi, poi sono i clienti che ci danno ragione. Quindi io mi occupo di tutto il settore pubblicitario, quindi non sono proprio dell'azienda, però è un'azienda che conosco oramai da qualche anno, è un'azienda seria, quindi fa tutte le cose belle. E poi che le devo dire? Abbiamo visto che c'è tantissima gente, quindi si preannuncia un grande successo? Sì, e speriamo, perché comunque l'azienda ha investito molto su questo progetto, su Rieti, di solito investe molto di meno, ma su Rieti ha investito veramente parecchio e abbiamo toccato fino a Matrice e toccato addirittura la città di Terni, come lei ben sa, di solito da Rieti si va a Terni, invece abbiamo cercato di portare i clienti da Terni qui anche per l'indotto, quindi far girare i soldi sulla città di Rieti, quindi speriamo bene, quindi saranno fatte diverse attività. Noi ci crediamo, l'azienda ci crede e bisognerà vedere i risultati, saranno i clienti stessi che giudicano, come lei potrà notare, anche in futuro, perché comunque non è soltanto adesso un'offerta forte che ha fatto sul volantino, ma ogni mese ci sarà un'offerta sempre competitiva, quindi è un progetto a lungo termine, non bisogna vederla adesso, quindi è un prodotto. Poi certo, se i clienti segnalano quali sono i prodotti, infatti nel mondo della scuola sono state inserite le marche, le grandi marche, perché prima non c'erano e adesso ci sono anche grandi marche tipo Giotto, che è diventato un partner dell'azienda, quindi i bambini, le mamme oggi con la scuola, lei sa perfettamente cosa significa comprare un prodotto di marca a un prezzo basso, ecco, diretta, perché questa azienda tratta direttamente con le fabbriche, con i produttori, quindi speriamo bene. Che per questo riesce a fare un prezzo basso, sì, ma di ottima qualità. Sì, ottima qualità, quindi non esiste la grande marca, ovviamente, perché ovviamente le grandi marche qui sono poche nel settore abbigliamento. C'è un progetto lì, c'è un progetto sul mondo dei tendaggi, perché oltretutto questa azienda produce tendaggi, quindi è leader di mercato perché fa prodotti per altri marchi, quindi qui ha messo un marchio proprio, che lei lo vedrà in corsia, e quindi un prodotto di alta qualità. Quindi speriamo bene. Poi vede, nel mondo dell'intimo anche qui trova marchi, soltanto quindi conosciuti. Che altro le devo dire? Speriamo. Allora, ricordiamo bene ai nostri amici da casa gli orari di apertura e dove ci troviamo. Esatto, allora noi ci troviamo nella zona industriale di Rieti, che è la via, io sono di Roma però non me lo ricordo, mi perdoni, è via Emilio Greco, davanti all'ospedale, e quindi gli orari di apertura sono
8:30, mi perdoni, no, 9:20:30, dal lunedì alla domenica, fa orario continuato, quindi è aperto anche il giorno di Ferragosto, perché ovviamente oggi bisogna dare la possibilità al consumatore, al cliente, a chi lavora anche di poter fare shopping fino a un determinato orario, perché non tutti possono permettersi di prendere ore o uscire soltanto alle 5, quindi anche il sabato pomeriggio è aperto, la domenica, che uno può fare la spesa con molta più calma. Poi ci sono queste aperture straordinarie, ovviamente, perché è aperto il giorno di Ferragosto? Il giorno di Ferragosto è aperto per dare una possibilità anche al turismo che c'è intorno, perché lei sa benissimo che i paesi della provincia di Rieti in questo periodo si sono riempiti e quindi ovviamente si è puntato a dare un servizio con calma, perché è un'azienda che non ama la confusione, non ama, perché uno deve trovarsi a suo agio, deve poter scegliere nella corsia, non bisogna l'accalcamento. Poi tra l'altro, ecco, questo che ci tengo molto a dire, è un'offerta che c'è sul volantino fino al 20 settembre, quindi è un'offerta lunga, quindi merce c'è tutti i giorni. Può capitare che un prodotto può terminare perché nella giornata, però il giorno dopo, dentro due giorni c'è, quindi il prodotto non mancherà mai, e almeno... Che devo dire? Io con l'esperienza che ho in questa azienda, per cui lavoriamo oramai da qualche anno come fornitore, perché ovviamente noi siamo il settore pubblicità, ha dato sempre degli ottimi risultati, quindi i clienti non si sono mai lamentati. Poi speriamo che anche a Rieti non si lamentano, però correggiamo i colpi, ovviamente diciamo alla clientela che se ci sono problemi, se ci sono anomalie, di segnalarle al box, all'ufficio informazioni, e cerchiamo di risolverli su quello. Quello si punta, perché come le dicevo all'inizio, l'Iperfamily veste la famiglia, quindi ovviamente tiene molto alla famiglia. Tutto qui. Poi adesso c'è un rinfresco, ovviamente fatto dalla pasticceria Napoleoni, perché ovviamente anche qui, per esempio, posso dire che tutti i fornitori che diciamo hanno lavorato dietro questo marchio per far sì che si realizzasse questa struttura sono di Rieti, quindi non sono stati portati da fuori, giusto qualcuno perché non c'era Rieti, quindi hanno lavorato tantissimi fornitori, quindi personale dentro questa struttura di Rieti e dintorni. Ecco, che le devo dire.